Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. La provocazione del Vangelo di oggi è forte. La legge del Vecchio Testamento era giustizialista. Per evitare che ad un torto subito ne seguisse uno peggiore, nella legge si fissava in anticipo la massima pena da infliggere ai trasgressori: non fare loro un male più grande di quello che hanno commesso. A questa concezione degli interlocutori del suo tempo, Gesù contrappone un amore folle, irragionevole, che non fissa nessuna misura preventiva, che spiazza e che dirompe come interrogativo in colui che ascolta. Il filosofo francese Blondel ha ben inquadrato questo primato dell'azione che supera l'estrinsecismo razionalista, cioè il mettere una regola esterna che fissi l'azione in anticipo. Nel tempo di Gesù tale estrinsecismo veniva vissuto come legalismo farisaico, sentirsi giusti per aver osservato una legge. La proposta di Gesù è dunque quella di un'azione che potremmo chiamare eucaristica, come è stata la sua vita in mezzo a noi, sulla terra, fino alla croce e oltre la croce con la sua risurrezione. Non si tratta di una proposta d'azione irrazionale in quanto illogica, ma oserei dire di un'azione che misteriosamente amplia la ragione umana, che di per sé è limitata perché creaturale, ma anche un'azione che la guarisce dalla ferita del peccato. Fidarsi di Dio, ascoltare la sua parola, vivere una vita eucaristica, significa sperare che vi sia una via più grande delle nostre vie terrene, soprattutto quando in gioco vi sono le preziose relazioni umane, per cui Gesù stesso è morto e risorto.